Ultimamente molte persone mi hanno chiesto come si fa a spostare le esperienze lavorative inserite nel nuovo curriculum Europass, ovvero quello che si fa col nuovo sito di Europass che più o meno è stato pubblicato nel giugno 2020. Allora, io sono già entrato sul sito, ti faccio vedere come si fa. Sono a metà della modifica, ho inserito già il nome, il cognome, la foto e quelle informazioni di base. Adesso, appunto, bisogna inserire le esperienze lavorative. Come vedi, io ho già inserito il primo lavoro. Non devo fare altro che inserire un secondo lavoro, lavoro che per semplicità chiamo numero 2, non sto a inventare altri nomi adesso, datore 2, città 2, qua per finta scrivo appunto dettagli, dettagli, ok, e dettagli, anche se in realtà qua dovevo mettere il punto, ok, 1, 2 e 3. Va bene, a questo punto salvo e ho più lavori, potrei averne 2 come 10, ti consiglio magari di metterne nel tuo curriculum 3 e 4, non di più. Come si fa? In tanti cercano di spostare con queste due freccettine le esperienze lavorative dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, ma non è così che si fa perché queste freccettine sono pensate per spostare le singole sezioni, quindi la sezione esperienza lavorativa e eventuali altre sezioni, come potrebbe essere ad esempio quella delle, guarda, supponi le competenze linguistiche, italiano, ok, altra lingua inglese, e va bene, inglese e salvo. Quindi se io volessi spostare le singole sezioni dovrei utilizzare queste freccettine qua, ma per spostare questi singoli lavori dall'alto verso il basso o viceversa, quello che io devo fare è semplicemente andare col mouse sopra il lavoro, aspettare che il mouse diventi con le quattro freccettine come l'ho in questo momento e spostarle dall'alto verso il basso. Vedi che adesso il lavoro 2 è in alto e il lavoro 1 è in basso. Facciamo una prova inserendo un terzo lavoro. Lavoro numero 3, ok. Datore di lavoro, lavoro 3, anzi, datore 3, città 3, ok. Va bene, salvo. Non compilo niente perché è solo un esempio, chiaramente. Come vedi adesso ho il 2, l'1 e il 3. Risposto l'1 in alto, 1, 2, 3. Se invece volessi fare il 3 in alto, basta semplicemente trascinarlo. Faccio la stessa cosa col 2, sono 3, 2, 1. E quindi in modo grafico e velocissimo abbiamo spostato appunto le esperienze lavorative. Si fa col mouse del computer, non so se sia possibile farlo col tablet oppure con lo smartphone. Infatti io ti consiglio di farlo sempre col computer. Tutto qua, la risposta è questa, per cui poi andrai avanti e pubblicherai il tuo curriculum come meglio credi. Tutto qua, ci vediamo al prossimo video, ciao!